E questo cosa può farci intuire? E buongiorno a tutti e benvenuti in questo video. E sì, è reale. E da quest'anno ci sarà il Team Rock Rider che vedremo battagliarsela in tutte le competizioni di Coppa del Mondo Mountain Bike assieme a tutti i team più blasonati. Nello scorso video in realtà vi avevo già accennato qualcosa, ma solo in pochi di voi sono riusciti a capire il messaggio che c'era dietro. Difatti, su Instagram io avevo lanciato un sondaggio per vedere se qualcuno di voi aveva capito il messaggio nascosto che c'era dietro a quel video. Molti di voi hanno risposto di sì e chissà se avevate indovinato veramente. Se non mi seguite ancora su questo social, vi consiglio di andarmi a seguire. Mi trovate con il nome Lorenzo Del Santo, come qua su YouTube. Si era parlato di Julie Bresset nello scorso video, diventata ambasciatrice Rock Rider, è entrata a far parte nello staff del team, ma non si era ancora fatta vedere la maglia. Questo era il quesito principale che vi avevo detto. Proprio perché la maglia ufficiale del team è stata presentata questo martedì, assieme anche alle loro biciclette Rock Rider. Saranno equipaggiati in questa stagione della Rock Rider Race 900, che uscirà al pubblico con lo stesso telaio di un'altra colorazione. Non sarà la bellissima colorazione verde mare che utilizzerà la squadra pro, ma sarà di colorazione bianca quella che sarà venduta al pubblico. E l'altra bicicletta che utilizzeranno sarà il modello full, che uscirà verso fine anno con il carro posteriore in carbonio anche al pubblico. E ovviamente le biciclette che sono vendute al pubblico saranno le stesse che utilizzeranno il team professionisti, con la differenza dei componenti che sono stati montati, perché il team ha degli sponsor differenti rispetto alla bicicletta che poi viene venduta da Decathlon. Come penso avete già visto, il team è composto da 5 corridori. Il corridore più importante è Stéphane Tempier, che vanta nel suo palmarès un 11° posto all'Olimpiade di Londra nel 2012, un 3° posto al campionato del mondo del 2019, un secondo nella Coppa del Mondo del 2017 e un 4° posto nel 2014. È andato svariate volte nel podio nel campionato di Francia. Corridore dell'età di 35 anni, molto conosciuto, che sarà l'icona di questo team e porterà sicuramente esperienza ai corridori più giovani che ne fanno parte. Fanno parte di questo team i fratelli Dubot, ovvero Lucas Dubot e Joshua Dubot, appena diventato campione nazionale francese nel ciclocross, corridore che è andato molto bene anche nella Coppa del Mondo di ciclocross appena passata, è arrivato nella top 10 al campionato europeo, corridore che secondo me sarà molto interessante da tenere sott'occhio. Difatti, uno dei suoi obiettivi è poter arrivare nella top 10 di Coppa del Mondo. Altro corridore molto interessante è Romain Seigle, ovvero un corridore che fino all'anno scorso ha corso su strada con la Groupama Française des Jeux e è tornato dopo qualche anno a correre in mountain bike assieme a Rock Rider. Nelle categorie più giovanili, comunque, si è tagliato delle belle soddisfazioni in mountain bike e quindi vedremo cosa saprà fare. E assieme a loro ci sarà anche una donna che è la campionessa belga Emmeline Dételieux. Attualmente non hanno ancora fatto della sua bicicletta, ma sicuramente vedremo una bella bici, siccome è la campionessa nazionale belga e vedremo la bandiera riportata sul suo mezzo. Le loro biciclette saranno equipaggiate di Sella Physique, che sarà il loro sponsor per le selle. Le ruote troveremo delle Mavic, nei copertoni si sono affidati ad Antixon, i freni montati saranno i TRP e il cambio montato sarà lo SRAM. Ovviamente, per i livelli che dovranno poi andare a correre, il cambio montato è top di gamma, ovvero lo SRAM XX1 AXS, come tutti i componenti che andranno a montare nelle loro biciclette, saranno tutti componenti top di gamma. La forcella non l'abbiamo ancora nominata, ma correranno con forcelle Manitou. Come vi ho già detto prima, le due biciclette che utilizzeranno saranno le stesse che poi potrete andare ad acquistare quando saranno disponibili nel sito decathlon.it e posso assicurarvi che la Race 900 che ho già potuto è veramente tanta roba, ma più avanti ne andremo a parlare. Se non volete perdervi anche questo contenuto, vi consiglio di andare ad iscrivervi al canale e ad accendere la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i prossimi video. E se lo fate, siete dei grandi. E io vi saluto e ci vediamo
Alla prossima!